Oggi si piange. Tantissime volte in questo format vi ho parlato di quanto io sia sensibile al fattore scene tristi nei cartoni animati, motivo per il quale do inizio oggi, sfruttando il tema del mese che è la mia stessa persona, nell'aprire un format dentro il format, quindi un sottoformat del format Cartoon Joe, ovvero un elenco delle scene che mi fanno più piangere o che comunque mi emozionano alle lacrime dei vari cartoni animati. Nella puntata di oggi, nell'appuntamento di oggi, da dove partire se non dai classici Disney? Attenzione, non i sequel, non i Disney Toons, non i Touchstone Pictures, quelli, non i Pixar, i classici Disney, le scene che mi emozionano fino alle lacrime, nonostante io conosca tutti i film a memoria. Partiamo subito perché sono già tanti. Andiamo in ordine cronologico, quindi partiamo dal primo cartone classico Disney e arriviamo fino alla fine. La prima scena che vi voglio nominare è la scena di Dumbo, nel quale Dumbo saluta la sua mamma attraverso la gabbia e c'è questa canzone tristissima chiamata Bimbo mio. In quella scena io piango come una fontana e non venitemi a dire che sono l'unica, perché Dumbo è uno di quei cartoni proprio tristi che spaventano, che fanno paura, motivo per il quale il live action è stato diretto da Tim Burton. Ha tutto molto senso effettivamente. Quella scena mi fa un sacco piangere. Un'altra scena che mi fa molto piangere ed è un poco scontata in realtà, perché è una scena un po' particolare, è la scena del canile all'interno del film Lilli e il vagabondo. Non so se vi ricordate, anche lì credo che ci sia una canzone di sottofondo, ma non mi viene in mente. C'è questa musica triste sotto e vedi questo ambiente del canile con tutti i cani che piangono addirittura, e Disney è sempre stato molto bravo a umanizzare un po' tutti gli animali che andava a rappresentare nei suoi film d'animazione, quindi quella scena è veramente toccantissima e da morirci proprio di lacrime. Oltre al fatto che già in apertura dell'intero film c'è questa dedica generale a tutti i cani di tutti i canili del mondo, quindi insomma il tutto nel complesso fa abbastanza piangere. Un'altra scena che mi mette emozione triste, tutte le scene sulla neve della carica di 101. È una tristezza angosciosa quella, perché non è che mi viene da piangere dall'emozione, perché non è un film chissà quanto emozionante, però tutte le scene nella neve, da quando Pongo e Peggy vanno a cercare i loro cuccioli a quando si recuperano la cucciolata e devono camminare in mezzo alla neve, tra la musica, i dialoghi, questi cuccioli infreddoliti, via dicendo, quella proprio... Un'altra scena, e se avete visto questo cartone, se non l'avete visto guardatelo, soprattutto in un momento in cui avete bisogno di piangere, che fa un sacco piangere, è una scena all'interno di Red e Toby Nemici Amici, che è ovviamente la scena con tanto di monologo triste e musica triste nel quale la padrona di Red, di questa volpe protagonista del cartone, lo deve per forza di cose, per salvarlo, abbandonarlo nel bosco, quindi nel suo habitat naturale. Quella scena credo sia veramente una di quelle che fanno più piangere in assoluto di tutto il palinsesto dei classici Disney. Ve lo assicuro, guardare per credere se non l'avete fatto. Un'altra scena che mi fa molto piangere, non starò a scendere nei dettagli della motivazione per il quale mi fa molto piangere, è il finale della Sirenetta. Non parlo del finale inteso come la trasformazione definitiva della Sirenetta in essere umano, perché quella classica scena romantica è molto opinabile anche da diversi punti di vista. Se avete visto il mio video delle principesse Disney che ho fatto l'anno scorso a gennaio, capite la motivazione. In realtà la scena che mi fa più piangere è quando poi, una volta sancito il matrimonio, si salutano Re Tritone con Ariel e lei dice ti voglio bene papà, cioè io su quel ti voglio bene papà piango veramente tantissimo, solo su quella frase, perché poi c'è ora si può restare qui, insomma c'è tutta la colonna sonora sotto che contribuisce sicuramente, ma quella frase mi fa scoppiare in lacrime. Un altro finale che mi fa molto 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 piangere
è il finale della Bella e la Bestia. Ditemi voi se tra musica, scena triste, la morte della bestia, la trasformazione della bestia, tutta la risoluzione di questa grande storia d'amore non vi fa emozionare. È un pianto emozionante, infatti, quello non è solo di tristezza, ma anche proprio di emozione dal cuore, è più commozione, ecco. Però nel complesso vi assicuro che è una di quelle colonne sonore che se io la ascolto mi viene da piangere solo al pensiero. Dovevo assolutamente mettere questa scena in questo elenco e forse mi sembrerà strano che io non l'abbia messa all'inizio, ma come vi ho detto sto andando in ordine cronologico, la morte di Mufasa. C'è da aggiungere altro? La morte di Mufasa assolutamente credo che sia una delle scene che fa più piangere in assoluto e fa veramente, veramente, veramente piangere, al punto che io se ascolto la musica degli Gnu della colonna sonora che si chiama To Die For. A parte che è bellissima quella parte della colonna sonora, però sul finire, quando so che c'è il ritrovamento del cadavere di Mufasa, mi fa piangere anche solo ascoltando la musica. Anche qua, come potevano nominarlo? Ve l'avevo già detto nel video dedicato a questo cartone nel quale l'ho recensito e vi ho fatto capire perché mi piace così tanto questo classico Disney, il finale di Pocahontas. Ve l'avevo già detto, quindi nel caso andatevi a recuperare quel video, quel finale è esattamente al pari di quello della Bella e la Bestia, cioè se io sento la musica, già mi viene da piangere, quindi lasciamo perdere. Pensate quando ho fatto lo spettacolo, quando c'era il famoso finale, io ero lì da sola a fare il famoso saluto e mi veniva da piangere in scena, quindi per farvi capire. In generale, anche di questo ve ne ho già parlato quando ho fatto, mi sembra, il wrap up dei film e delle serie TV quel mese che mi sono rivista questo cartone. Il Gobbo di Notre Dame è uno di quei cartoni che ogni musica mi fa venire da piangere, mi emoziona al punto che arrivo alle lacrime. Ogni musica, dalla prima all'ultima, penso che sia veramente un capolavoro musicale di quelli pazzeschi e memorabili. Quindi il Gobbo di Notre Dame diciamo che è uno di quei cartoni che a 360 gradi mi fa emozionare e piangere solo ed esclusivamente per la colonna sonora. Un'altra scena che mi fa molto piangere anche per il significato, quindi nel complesso colonna sonora, personaggi, significato, contesto storico e via dicendo, è la scena di Mulan nel quale tutti si inchinano, tutta la Cina si inchina davanti a Mulan che ha salvato la Cina. Quindi tutta quella scena lì dove si inchinano tutti. Mi fa esplodere i condotti lacrimali. Altro film che per la musica principalmente, ma anche per una scena in particolare, mi fa estremamente piangere è Tarzan. Io adoro Phil Collins, infatti lo ritroveremo in un altro cartone che c'è in questo elenco. E le canzoni cantate da Phil Collins a me emozionano tantissimo, soprattutto poi collegate alla scena vera e propria del cartone. E mi fanno veramente sempre emozionare per il testo, per la musicalità, per le immagini che passano davanti a questa canzone. Ma in Tarzan c'è anche una scena in particolare che mi fa molto molto piangere e non credo solo a me, che è la morte di Kerchak. Ditemi voi se la morte di Kerchak non è al pari della morte di Mufasa. Io sono convinta che siano così. Cioè, non ce n'è una che sta al di sopra dell'altra, quindi morte di Kerchak, lacrime, lacrime assolute. Un'altra scena di un cartone un po' di nicchia, che però sicuramente ricorderete tutti, che mi fa emozionare per la musica, è l'ultimo spezzone di Fantasy 2000, quello sulla musica di Igor Stravinsky dell'Uccello di Fuoco, che è stata rappresentata come una sorta di natura che viene uccisa dal fuoco e dopodiché rinasce. C'è l'ultima scena, proprio l'ultima parte di questa ultima spezzone del cartone che mi emoziona tantissimo. Mi fa piangere dopo avermi spaventato perché comunque è un quadro molto variegato per quanto riguarda le emozioni, secondo me, perché parte un po' in sordina, con una tranquillità quasi innaturale, poi c'è la paura, l'ansia. Poi infine c'è la grande gioia della rinascita e via dicendo. Sulla gioia della rinascita niente, lacrimuccia. Finale e canzoni di un altro cartone mi fanno veramente commuovere tantissimo e sono quelli di Coda Fratello Orso. Le canzoni per lo stesso motivo di Tarzan sono cantate da Phil Collins, che è uno di quegli autori di canzoni Disney che mi fa veramente tanto emozionare. E quindi non posso non emozionarmi a livello proprio di commozione su quelle canzoni, tanto quanto quelle di Tarzan.
E il finale di Coda Fratello Orso, quando Kinai decide di rimanere orso per prendersi cura di Coda, ma anche quando viene rivelato a Kinai chi è effettivamente l'orso che lui ha ucciso, sono due scene che veramente mi fanno tantissimo piangere. E la principessa Ranocchio c'è una scena che sicuramente inaspettatamente vi avrà fatto piangere se l'avete visto, ed è la morte di Rei. Rei è questo personaggio che funge un po' da spalla comica, ma neanche troppo, è anche un po' una specie di grillo parlante in versione lucciola, e nel momento in cui si sacrifica per il bene della causa e diventa una stella, esattamente come lui diceva che fosse la sua anima gemella, quindi Evangeline, è veramente super emozionante, ma è un'emozione che inizialmente è chiaramente triste perché di morte si parla, ma poi diventa un'emozione felice, ecco, quindi nel complesso diciamo che è una scena molto molto bella. Una canzone che mi emoziona tanto, che inaspettatamente mi emoziona tanto perché è un cartone che a me piace molto, devo dire anche la protagonista mi piace molto di questo cartone, ma è un cartone nuovo e sapete che io con i cartoni nuovi ho un rapporto un po' altalenante, è la canzone Il mio nuovo sogno di Rapunzel. Questa scena con tutte le lanterne dove si vede sbocciare una sorta di amore naturale, normale, ecco, non costruito, non stereotipato, è veramente bellissimo. C'è anche questa cosa della fiducia reciproca che viene spiegata attraverso il testo della canzone, questo duetto magico e speciale, questa situazione, questa scenografia stupenda. E non puoi non commuoverti davanti a una canzone del genere. Un altro film che mi fa molto piangere sul finale, però, perché in realtà è un cartone che se preso bene ti fa anche molto ridere, è il finale di Big Hero 6, che devo rivedere perché è un sacco di tempo che non rivedo quel cartone, però è uno di quei finali che veramente fa un sacco piangere, vedere per credere. E in fondo a questa classifica, che non è una classifica ma un semplice elenco, troviamo la canzone Oltre l'orizzonte di Oceania, che è un film che ho rivisto di recente e che ho rivalutato in maniera abbastanza negativa, non mi ha lasciato niente come cartone, ma la canzone principale, ovvero Oltre l'orizzonte, è veramente bellissima e ti fa emozionare anche se non sei dentro al cartone, nel senso anche se non sei focalizzato sul cartone in sé. Quindi devo dire che la devo assolutamente inserire in questo elenco perché la musica, come vi ho già detto altre volte, contribuisce tantissimissimo alle mie emozioni quando vedo un film. E questo è quanto. Elenco lunghissimo, spero di non avervi annoiato, anzi di avervi risvegliato dei ricordi che fossero tristi, felici o via dicendo. Fatemi sapere qua sotto quali sono le vostre scene dei classici Disney che vi fanno più piangere, se condividete con me il mio pensiero o se ne avete altre. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e tutto quello che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Ci vediamo il 28 di giugno con Danza con Joe, invece ci vediamo con il prossimo Cartoon Joe il 17 luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!